essere disciplinati. 3, 4, limitatamente al fatto del 17/12/2012. 5, esclusa la contestata aggravante. E 6, unificati dal vincolo della continuazione. Considerato più grave il capo B, lo condanna alla pena di anni 12 mesi di esclusione ed euro 11.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Condanna l'imputato alle pene accessorie dell'interdizione perpetua nei pubblici uffici e a quella dell'interdizione legale durante la espiazione della pena principale. Visto l'articolo 417 del codice penale, applica all'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un minimo di anni 3. Dichiara Fedeli Antonello colpevole dei reati di cui è stati A, G, esclusa l'ipotesi di cui l'articolo 353 del codice penale, e H, unificati dal vincolo della continuazione. Considerato più grave il capo A, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Condanna all'imputato alle pene accessorie dell'interdizione perpetua per pubblici uffici e a quella dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena principale. Visto l'articolo 417 del codice penale, applica all'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un minimo di anni 3. Colpevole dei reati di cui ai capi A e B, unificati dal vincolo della continuazione. Considerato più grave il capo B, lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 6.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Condanna l'imputato alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e a quella dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena principale. Visto l'articolo 417 codice penale, applica all'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un minimo di anni 1. Dichiara Nasatti Massimo colpevole dei reati di quei casi A e B, unificati dal vincolo della continuazione, e considerato il più grave il capo B, lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 6.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Condanna l'imputato alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e a quella dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena principale. Visto l'articolo 417, codice penale, applica l'imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un minimo di anni 1. Dichiara Crotta Claudio colpevole del reato di cui a capo L ed esclusa la continuazione, nonché riqualificata la fattispecie in quella di quell'articolo 321 in relazione all'articolo 318 codice penale, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'articolo 322 ter codice penale, applica all'imputato la misura di sicurezza della confisca per equivalente di beni immobili, mobili e crediti o crediti di cui abbia la disponibilità fino al valore di euro 15.000. A tal fine dispone che l'imputato indichi al custode giudiziario o tutor supposti il conto in sequestro da cui trarre detto importo. La somma verrà devoluta dal custode all'erario. Colpevole del reato di cui al capo G, in relazione alla fattispecie di quell'articolo 353 codice penale, esclusa la fattispecie di quell'articolo 353 bis codice penale, esclusa inoltre l'aggravante di quell'articolo 7 del DL 152-91. Lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena detentiva sospesa e non menzione. Dichiara della 046 SS di trovato Shanna & Company, la confisca dei beni aziendali dell'impresa La Diga di trovato Rolando, la confisca del conto corrente intestato a tale società presso la banca con decreto la BCC di Carate Brianza filiale di Lecco, la confisca dell'immobile intestato a trovato Mario in Vallabio via Staffi 11, la confisca dei conti correnti in sequestro intestati a Nasatti Massimo, disponendo la restituzione allo stesso del dossier titoli che risulta indicato nel verbale di sequestro ma non nei decreti di sequestro, la confisca del conto corrente intestato a 046 SS presso BCC di Carate Brianza filiale di Lecco. Ordina il sequestro di tutti i beni non compresi in quelli di cui si è ordinata la confisca, come sopra specificato. Visto l'articolo 299 codice di procedura penale, ordina la immediata revoca della misura cautelare della custodia in carcere a carico di Liu Saverio, nato a Guasila il 2 maggio 63, e le ordina la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
visto l'articolo 538. Condanna, trovato Mario, Redelli Antonello, Nasatti Massimo e Romeo Antonino, in solido, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile comune di Lecco, in relazione al capo A, che liquida in euro 50.000, oltre interessi legali da datatori al Narsato. Condanna a Crotta Claudio al risarcimento del danno nei confronti della parte civile comune di Lecco in relazione al capo L, che liquida in euro 15.000, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo. Visto l'articolo 540 codice di procedura penale, dichiara le condanne al risarcimento dei danni provvisoriamente esecutive. Visto l'articolo 541 codice di procedura penale, condanna trovato Mario, Redelli Antonello, Nasatti Massimo, Romeo Antonino e Crotta Claudio in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile comune di Lecco, che liquida in complessivi euro 19.500, oltre IVA, cassa avvocati e accessori di legge. Visto l'articolo 323, ultimo comma, codice di procedura penale, dispone che il sequestro preventivo sui beni appartenenti a trovato Mario, Redaelli Antonello, Nasatti Massimo, Romeo Antonino e Pronta Claudio sia mantenuto a garanzia del risarcimento del danno liquidato a favore della parte civile. Rigetta la richiesta di sequestro conservativo a carico di Bongazzone Claudio avanzata dal PM. Il procedura penale ordina la sospensione dei termini di durata della sentenza cautelare durante la pendenza del termine per la redazione dei motivi della presente sentenza, ex articolo 544,3 codice di procedura penale. Atti ATM come richiesto da quell'ufficio in relazione alle disposizioni testimoniali indicate nelle sue conclusioni. Motivazione entro 90 giorni.